Ezio Greggio è stato uno degli ospiti dell'ultima diretta di Domenica In. L'ospitata però non è proprio filata liscia. Il comico infatti si è lasciato andare ad un paio di gaffe che hanno fatto molto discutere sul web. Ma andiamo per ordine. Greggio è intervenuto nel salotto di Mara Venier per promuovere il suo libro, intitolato Numero 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate. Sin qui nulla di strano, se non che ha commesso una prima gaffe proprio sull'uso della lingua italiana. In buona sostanza, non ha azzeccato il congiuntivo. Il che per uno scrittore è una cosa assai curiosa. Nel dettaglio, il comico ha usato il condizionale al posto del congiuntivo, nel momento in cui ha detto: se dovrei usare una parola, anziché la dizione corretta, se dovessi usare. Sui social, gli utenti hanno fatto subito notare l'erroraccio, ironizzando appunto sul fatto che era stato commesso da una persona che era lì in veste di scrittore. Poco prima, il conduttore di Striscia si era lasciato andare ad una battutaccia che non ha fatto ridere nessuno, tirando in ballo Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria. Nello specifico, rivolgendosi al pubblico e all'Avenir, ha detto: scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta. Abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio, è venuto un po' così così. Non assomiglia a noi due, ma ha preso dalla sua zia, Vladimir Luxuria. Nelle intenzioni di Greggio voleva essere una battuta divertente. Peccato che la stragrande maggioranza del pubblico non l'abbia ritenuta una battuta simpatica, tutt'altro. Insomma, la comicità di Greggio, questa volta, non ha colto nel segno, anzi. Sempre nel corso della diretta, Greggio ha parlato anche del collega Enzino Iacchetti. In particolare, ha voluto rassicurare il pubblico circa le condizioni di salute del suo partner a Striscia. Da settimane, infatti, Iacchetti conduce il TG satirico da remoto, ed era nato un giallo intorno a questo fatto. I telespettatori erano molto preoccupati per la salute di Iacchetti, ma proprio a Domenica In, Greggio ha spento tutti gli allarmismi. Iacchetti sta bene. Ha solo avuto una brutta bronchite, da cui ora è guarito. Da notare poi che Ezio Greggio si è contraddistinto anche per il regalo particolare che ha portato alla padrona di casa. Appena entrato in studio, infatti, il comico ha regalato all'Avenir un mazzo di verdure. Proprio così, al posto dei fiori, Greggio le ha regalato un mazzo di ortaggi, tra cui carote, insalata e pomodori. Scherzando, le ha detto: con questi ci fai un minestrone. Beh, almeno questa battuta gli è uscita bene. Che altro dire? Di certo i telespettatori di Domenica In dovrebbero essere abituati alle battutacce e alle gaffe. Non c'è domenica in cui Mara Venier non ci regali qualche perla. Questa volta ci ha pensato Greggio. Cosa ne pensate? Avete seguito l'intervista? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.